caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. La motivazione di oggi ci proviene da Franklin Delano Roosevelt, il 32esimo presidente degli Stati Uniti d'America, il presidente della Seconda Guerra Mondiale e il presidente che è stato prigioniero del suo corpo perché all'età di 39 anni scopre di essere affetto da poliomielite che finirà con il costringerlo a restare su una sedia a rotelle. E avrebbe potuto anche dire di essere prigioniero del destino, vittima del destino, anche perché ha vissuto la sua presidenza in una delle fasi più tragiche della storia americana, seconda soltanto forse a quella che visse Abraham Lincoln. Ebbene, ascolta invece quanto dice Franklin Delano Roosevelt a proposito della prigionia. A regalarci questa citazione è un episodio di Criminal Minds, dalla voce del dottor Spencer Reed. Gli uomini non sono prigionieri del destino, ma prigionieri delle loro menti. Franklin Delano Roosevelt. Nessuno di noi è prigioniero del destino. Nessuno di noi è incatenato alla necessità di un fato negativo, a una sorte che da qualche parte ha già segnato la sua sorte negativa. Non è così. Possiamo liberarci da qualsiasi negatività, possiamo liberarci da qualsiasi prigionia nella nostra esistenza se riusciamo a uscire dalla prigione della nostra mente. Guardati da te stesso e avrai fatto buona guardia, diceva un altro grande che ritroveremo, Meister Eckhart. Il senso è lo stesso. Si trova qui, dentro di te, nella tua mente, il punto esatto in cui iniziare a cambiare la tua vita. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.